Ciao a tutti e benvenuti. Oggi prepareremo un risotto davvero particolare con gamberi e spumante. Vediamo insieme gli ingredienti. Vi occorreranno mezzo litro di spumante, 320 g di riso, 8 gamberoni, uno spicchio d'aglio, sale, pepe e olio. Iniziamo pulendo i gamberi e preparando il brodo. Ora vi farò vedere come. Prendete un pentolino dove io ho già messo dell'acqua. Ecco i gamberi. Prendete le teste e mettetele nella pentola e togliete il carapace. Tutti gli scarti verranno utilizzati per fare questo brodo, che poi è anche un po' il segreto di questo risotto e di tutti i piatti a base di pesce. Fate un piccolo taglietto sul dorso ed eliminate il filamento marrone interno, col qua. Prendete il gambero pulito e tenetelo da parte. Mettiamo il pentolino sul fuoco per preparare il nostro brodo di pesce e passiamo alla cottura del riso. Ora scaldiamo un po' d'olio per soffriggere l'aglio e poi tostare il riso. Appena il riso diventerà trasparente, potete aggiungere lo spumante, che ovviamente non deve essere freddo di frigo, ma a temperatura ambiente. Ora dovrete aspettare che il risotto si asciughi. A mano che si formerà la schiuma qui sul brodo di pesce, voi eliminatela con una schiumarola, così. Come vedete, lo spumante si è asciugato e ora passiamo ad aggiungere un po' alla volta il brodo di pesce. Prendete un colino e versate il brodo così. In questo modo eviterete che impurità o pezzi di gambero vadano a finire nel riso. Aggiungete anche un pochino di sale. A mano che il brodo viene assorbito, aggiungetene dell'altro fino all'ultimare la cottura del riso. Il riso è quasi cotto, ho eliminato l'aglio e ora potete aggiungere i gamberoni che avete tenuto da parte. Io li metto crudi e all'ultimo minuto perché sono talmente delicati che basta il calore del riso a farli cuocere in pochissimo tempo. Se necessario aggiungete un altro po' di brodo. Aggiungete un po' di pepe e un po' di prezzemolo. Ed ecco pronto il risotto spumante e gamberoni. Spero di avervi dato un'idea simpatica per Capodanno o per qualche occasione speciale. Non dimenticate di iscrivervi al canale YouTube delle ricette di Gnam Gnam. Ciao e alla prossima!